Ciao ragazze, questo video lo devo iniziare. Iniziamo male perché c'è Gian Michela che sta ridendo. Però, guardate, non li vedete i cuoricini negli occhi? Quando sono entrata in questa stanza avevo i cuoricini negli occhi, quindi ho deciso che questo vlog inizierà così. Wow, disturbanza a stella per farvi vedere. Guardate quanto è figa sta stanza! Quello è Michela, non è compresa nella stanza, quindi se venite in questo hotel non ci sarà lei nel divano che vi aspetta, mi dispiace, però guardate quanto è figo, cioè avevamo gli occhi a cuoricino che Michela è tornata correndo dalla sua stanza per dire, Marti fighissima, questa luce si accende quando ci passi, tipo se adesso sto così dovrebbe spegnersi. Mi allontano perché c'hai senso. Vabbè, comunque questa sa che lo stai guardando. Ecco, aspetta. Questa luce si spegne, poi tu passi. Passi e si riaccende. Vabbè, vi faccio vedere il bagno e poi basta perché c'è. Guardate quanto è figo. Cioè, io sono felicissima. Perché questa stanza è fighissima. Comunque, della cena ne vogliamo parlare, cioè Michela ha celato tutto il menù. Io mi sono fatta portare due di tutto. Però cavolo sì. Poi volevo portare anche qualche stuzzichino per la notte. La notte è lunga, ho fatto voi adesso io e lei staremo tanto tempo a chiacchierare, no? Sì, e quindi dopo primo, cioè antipasto, primo, secondo, dolce. Però abbiamo bevuto solo acqua. Vieni Martina. Sì. Siediti con me nella tua sedia. Oddio, questo che poltrona ampia! Yeah. Comunque, sì, qui c'è anche. Qua non si vede, ve lo farò vedere domani. Con la luce c'è il terrazzino. Volevamo fare la colazione da Tiffany. Forse abbandoneremo l'idea e andremo giù al buffet. Io stavo per perdere l'equilibrio e cadere. Cioè, stavo per perdere Michela, cioè, mio Dio. Lei non sta lì. Cosa ha fatto? Mostro. Lasciate perdere. Storie lunghe. Sì. Comunque. Comunque, ragazze, sì, non siamo sbronze. Abbiamo bevuto solo acqua. Siamo sbronze, ma non lo siamo mai. Comunque, niente, siamo quindi a Trento per l'ultima tappa del tour, pupa. Aspetta, ho fatto questo gesto qui, che in realtà mi hanno detto degli amici che questo gesto qui non equivale a questo gesto qui. È un'altra cosa. Quindi se fanno questo qui è una cosa brutta in realtà. Cioè, stai facendo una cosa brutta nel mio video. No, ci ho pensato perché io ero sempre abituata a farlo così. E un giorno mi hanno detto che caspita stai facendo. Perché in realtà questo vabbè è quello di simpatico. Questo qui invece sta tipo mandando a quel paese addirittura. Sì, me l'hanno detto che... Non so in quale paese vuol dire quella cosa. In Italia non so. Insomma, non andate in giro nei paesi a fare così. Esatto. Solo così. Esatto. Niente, comunque siamo quindi all'ultima tappa del tour. Sei triste? L'ultima, sì. Qui c'è freddo. Però io sono passata dall'estate all'inverno. Però c'è anche caldo, che io ero davanti, c'è tipo un termosifoncino che c'è l'aria, no? E io ero così, ah, bellissimo. Cioè c'era lei veramente spalmata sullo sto termosifoncino. Sì. Era uguale, cioè con quel verso, con la faccia, tipo... Con i soliti occhietti a cuoricino. Sì. Con gli occhi a cuoricino, che paura. Comunque questa tappa promette bene, devo dire. Sì, siamo felicissime, quindi secondo me domani saremo tipo stravolte quando vi parleremo, però io sono ottimista. E anch'io sono molto ottimista, non ho avuto neanche ritardi nei treni, quindi più felice di me in questo momento. Grazie Trenitalia per averci regalato la puntualità nell'ultima tappa. Nell'ultima tappa. Almeno nell'ultima. Allora, tu già hai avuto ritardo anche con l'aereo, siamo a posto. Routine. Niente, ci stiamo già diluncando e abbiamo appena iniziato questo vlog che si pronto. Io direi di salutarvi, darvi la buonanotte e al prossimo. Alla dissolvenza stella. Bacio alla mamma, sempre il solito California. Ormai è al prossimo vlog. Yeah. Ciao. Abbiamo appena finito la prima tappa. Michela. Fatemi un po' le facce distrutte. Abbiamo appena finito la prima tappa. Guarda la tua. No, abbiamo finito la prima tappa. E tu hai detto. Primo giorno.
Guardate, guardate il trucco. Colatissimo. C'è qualcosa che non va nel mio primer, forse perché non l'ho messo. No. Vabbè, perché dai. Abbiamo seguito un tutorial. Tu. Non riveliamo ste cose. Comunque, cosa volevo dirvi? Vabbè, abbiamo finito il primo giorno di tappa. È andato bene. Mi aspettavo meno gente, invece è stato abbastanza numeroso. Però io sono qua ora perché volevo mostrarvi una cosa. Vedere che siccome era troppo figo l'hotel, volevamo trattarci ulteriormente meglio. Coccolarci. Cioè, proprio. Cioè, questa tappa. Vai! È perché è l'ultima. È l'ultima, e quindi noi faremo questo. Ta-da! Che figata! Ci siamo apparecchiate l'aperitivo! Vi ho preso da bere, da stuzzicare, da mangiucchiare. E quindi. E la mia treccia a croccare ha resistito fino a stasera. Yeah. Yeah. Ciao! Ciao a tutte! Aspetta, però siamo un po' meglio. Cioè, in mezzo alle scatole. E la gente già ci guarda male. Ma sì, però non è il problema. Anche perché io sono giusto truccata in modo pesante alle 10:30 di mattina. Io ho la faccia che potevo rimanere anche a letto, secondo me. Cioè, guarda, io ho cioè, gli occhi gonfi, lo faccio fatica. Se ci guardano veramente male. Cioè, non abbiamo faccia di due persone. Comunque, siamo al centro commerciale, siamo via in profumeria. Ma volevo un po' mostrarvi la location e farvi vedere la. Sembra con la testa enorme. Non ho la testa perché enorme. Perché sto più indietro lì, eccoci. Nel furo. Facciamo vedere dove siamo. Sì, la c'è la gente che mi sta fissando. Sì, facciamo vedere dove passiamo la nostra giornata oggi. Per vedere com'è la postazione qua, che ci sono anche tutti i nuovi kit. E poi vi faccio vedere una cosa fighissima perché lei è qui. Ma non è anche so. Lì. Allora, noi siamo così. Noi siamo qui, vorrei farvi vedere che già si vede. Chi è questa ragazza? Notate una certa somiglianza. Ma sarà veramente lei? Sì! È lei! Sarà un secondo in più. Io faccio pubblicità occulta, tipo dal 16 novembre ogni sabato alle 13:30 16, perché c'è lei. Seguito! Nel lab con Michelinia. Comunque vi faccio vedere la postazione. Qua c'è già gente, guardate, questa è la profumeria. Si vede. Questo è dove stiamo noi, appunto. Purtroppo non sono ancora coperti gli espositori, però. Ciao a tutte! Allora, la telecamera riconosce soltanto me, quindi non riconosce più la sua io padrona. Io non ci sono! Legittima. Maledetta telecamera! Ti il quadratino verde probabilmente prendeva soltanto me nell'anteprima. Ora è sparito anche da te perché l'ho minacciata. Comunque, anche se siamo gialle, sembriamo lume di cannella, non siamo lume di cannella. Ma siamo in questa bellissima stanza d'hotel. Basta con l'hotel, dai. Comunque, siamo due persone serie, anche se non lo sembriamo. Mi fa già male un braccio. Comunque, siamo qui riunite nella mia stanza, perché ormai la mia stanza tutta, aperitivo, festini, tutto qui. Tutto qua si fa. Yeah. Comunque, io quella di Bicara l'ho vista di sfuggita ieri, c'è un po' come ha fatto entrare. Che persona orribile. Comunque, basta, dai, già questo vlog durerà 7 ore e tre quarti. Raccontiamo di questa tappa e di questa seconda giornata. Ma Michela, tu che hai... devi farti i bicipiti, dai. Vabbè. Ok, allora, non è il momento, chiunque tu sia. Non so perché, perché quando Michela prende in mano la telecamera squilla il telefono? E succede anche a te nei tuoi video. Ok, comunque, chiunque tu sia aspetterà. Allora, ti chiamerò. Sappilo che è stata colpa mia perché l'ho costretta a non mollare la videocamera. Comunque, siamo qui perché è finito il tour. Per quest'anno. Per quest'anno, sì, è stata l'ultima tappa. Tra l'altro siamo anche semidecenti adesso, vero? Tu? No. Guarda io che ho occhi rossi. Perché stiamo per uscire a cena e non siamo con la maglietta pupa nell'Academy, ci siamo anche fatte la doccia, l'ora che solitamente non ce la facciamo. Cioè, è che ce la siamo fatta adesso prima di uscire.
E quindi siamo quella più astrate, mezzo ritruccate. Comunque non siamo qui a raccontarvi cosa abbiamo fatto negli ultimi minuti della nostra esistenza. Siamo qui per dirvi che... Perché stai riprendendo dal basso? Perché mi fa male il braccio. Michela, non sei capace. No. Comunque, siamo qui perché è finito il tour. E dobbiamo dire due parole su questo tour. Anche l'anno scorso, la tappa conclusiva, l'ho fatta con te. Ti ricordi? Sì, io e te. Ah, sì? Allora, cioè, alla fine c'è stata tanta più gente rispetto a quella che pensavamo ci potesse veramente essere. E soprattutto, questo l'ho detto anche nel mio vlog, ma l'ho ripetuto anche qui, sono venute, oltre a coetanee, anche donne adulte che ci seguivano sia su YouTube, anche sia su Detto Fatto, sia in televisione, quindi anche su Real Time, sì, veramente, sì. Signore, cioè comunque donne mature, comunque c'ha di una certa età, sì, sì. Alcune donne proprio, cioè, signore, ecco. Che hanno voluto l'ene e l'art. Con gli occhietti, gli occhietti, le signore amano gli occhietti e le zampine proprio alle signore spopolano. Che tenerezza. Sì, è incredibile. Comunque, e quindi fa piacere. Molti occhietti questa tappa, anche molte zampine. Sì. Sì. E poi tantissimo i kit sbrilluccicosi che comunque vedrete nelle foto sia nella mia pagina che nella sua pagina. Non sapete chi è lei? Vi metterò il link sotto nel pack di informazioni. Brava. Basta, cioè perché... Spammami. Sì, questo è spam. Faccio pubblicità, ma solo chi voglio io. Brava. Dai, basta. Dobbiamo andare a cenare prima che ci chiuda la cucina. Di qualsiasi posto... Sì, anche perché io ormai ho bisogno di sfamarmi. Si è fatta una certa. Si è fatta una certa e quindi volevamo solo ringraziare tutte le persone, non solo di questa tappa alla fine. Ah, cioè, soprattutto di questa tappa perché sto facendo il vlog per questa tappa. Però le persone... che sono venute comunque in tutte le tappe del tour, perché c'è veramente... è stata stancante, perché c'è ok che non siamo andando a zappare la terra, però comunque stare 8 ore a parlare con gli occhi sui piccoli dettagli, il collo con quella luce bianca che riflette sullo smalto e fa sforzare la vista. Guardate, cioè, l'occhio rosso. Sì, infatti c'è, cioè, Pupa, ti metterò il conto dell'oculista, perché sì. Io ho perso 2 gradi a tappa praticamente. Cioè, figura, io ne ho fatto 5, non vedo più. La talpa. Sono diventata una talpa. Sì, tipo la foto di stamattina sembrava una talpa. E tutto torna. Sono una talpa. Dopo questa rivelazione shock, vi dico solo che... cioè, vi dico solo grazie. Perché veramente, anche se è stato stancante per tutti i motivi che vi ho elencato, è sempre un'emozione parlare con voi, conoscervi e... Sì, ma è vero, perché alla fine, cioè, io parlo con una videocamera, cioè non vedo le persone. Quando vedono le persone che mi dicono ti seguo, ho detto ho fatto, sei bravissima, ti seguo su YouTube o ti seguo su Facebook, comunque, cioè, vuol dire che sei apprezzata. E tra l'altro anche un sacco di pensierini, cioè ringrazio anche le ragazze che ci hanno portato dei pensierini, che sono state dolcissime, non, cioè non me l'aspettavo proprio. E niente, quindi tutto questo per dirvi grazie, sperando che ci siano altre occasioni e basta. E vi mandiamo un bacione.